Lasciamo il calcio, Tarak Ben Ammar ha vinto il premio Ischia Internazionale sezione Mediterraneo, il nostro inviato Paolo Chiariello lo ha intervistato sui temi economici, sui rapporti tra Sky e Mediaset, sentiamolo. Tarak Ben Ammar, 61 anni, imprenditore tunisino naturalizzato francese, è noto soprattutto per il suo lavoro di produttore cinematografico. Nei suoi studi nel Nord Africa sono stati realizzati film firmati da maestri del calibro di Rossellini, Zeffirelli e Comencini, ma è anche finanziere, economista, pubblicista, editore ed è per questa sua attività, svolta tra l'Europa e l'Africa, che riceve il premio Ischia Mediterraneo 2010. Spesso noi in Italia leggiamo sui giornali anche importanti di poteri forti. Secondo lei Mediobanca è un potere forte in questo paese e qual è nell'economia di questo paese il ruolo di Generali? Guarda, sui poteri forti c'era un bellissimo articolo su un giornale italiano di Gian Antonio Stella, molto bello sui poteri forti. Io non credo a questo sistema di complotto, dico complotto perché ognuno di noi, se non è riuscito a fare qualcosa, dice mai i poteri forti. Se guardiamo bene, ce ne sono troppi di questi poteri forti a leggere questo articolo che raccomando. Dunque, Mediobanca è una banca come un'altra. Aveva, dopo la guerra, un ruolo di ridare alle piccole e medie imprese e alle grandi imprese un motore economico per ripartire. Certamente su questo ruolo Mediobanca continua a farlo, essendo azionista in Generali, in Telecom, in Corriere, in Pirelli, in tante altre società, e aiuta e ha creato questa nuova banca per i cittadini, che banca. Generali, beh, Generali è la cassaforte dell'Italia. Credo che non c'è una famiglia che non ha un po' di risparmio, che non ha un'azione Generali. A proposito di Berlusconi e di Murdoch, lei è amico di entrambi gli imprenditori. Ho guardato il suo sito internet e nell'abecedario alla lettera B c'è Berlusconi, alla M non c'è Murdoch. No, perché intanto Murdoch è un grande amico, Berlusconi lo conosco da 25 anni e Murdoch da 10, dunque c'è già una differenza, ma non per questo non li voglio bene. E non state a credere che Murdoch e Berlusconi non sono amici, perché sono molto amici e sono testimonio, si rispettano tutti e due. E quello che sta succedendo nella televisione l'ha detto bene sia Tom Mockridge, sia Pier Silvio, sia James, è competizione.